È il momento, dopo troppi anni di immobilismo, di fare scelte energiche, di fare chiarezza con il Ministero. L'Edison, la Monte Edison deve pagare perché è il soggetto inquinante, però la popolazione ha bisogno di risposte veloci, tempestive e chiare, perché qui parliamo di centinaia e centinaia di metri quadri abbandonati, pieni di sostanze tossiche che ovviamente, oltre a deturpare l'ambiente, creano condizioni di malessere anche dal punto di vista fisico. Quindi la Regione ha tra i suoi compiti in questi anni di fare, non dico chiarezza, ma di prendere in mano la situazione e di far digerire al Ministero che in tempi molto molto stretti vengano rimessi sul territorio regionale i soldi per la bonifica e, se Monte Edison non dovesse pagare subito, rivalersi in un periodo successivo. Però oggi la popolazione non può sottostare alle pastoie amministrative e burocratiche del nostro paese.